tutti, ci incontriamo stasera per discutere della riforma della giovanile del Partito Democratico. La riforma questa riforma parte appunto da, grazie ad Alessandro Roso, che è responsabile nazionale della riforma ed è stato eletto nella segreteria dei giovani democratici nazionali. E questa riforma nasce dall'esigenza di comprendere qual è il ruolo della nostra giovanile nello scenario politico a tutti i livelli, a partire dal livello nazionale fino a scendere ai livelli locali. L'idea è quella di cercare di interpretare le dinamiche e i cambiamenti sempre più pervenuti dei nostri tempi, per poi capire in che modo ci possiamo porre per rappresentare le istanze di quei cittadini, di quelle persone che possono essere vicine alla nostra ideologia. Non voglio soffermarmi troppo a spiegare la riforma e vorrei passare direttamente la parola ad Alessandro, in modo tale che lui ci spiega un po' come vuole agire questa sera. Grazie. Grazie, innanzitutto grazie a te, chiaramente, e ragazzi, per l'invito. Facciamo così, per renderla meno formale possibile, come pensavamo prima, insomma, tutti e tre, dentro di 3 minuti, giusto per spiegare, per capire che cos'è la riforma giudiziaria, che cosa stiamo facendo e che cosa è fatto in questo primo mese, poi possiamo confrontarci anche vicino a una serie di cose, anche sfogarci, anche raccogliere, questo io e Marco, una serie di suggerimenti vostri o di opinioni su quella che è la giovanile, quale dovrebbe essere la riforma, e poi magari lo vediamo con una riflessione un po' più approfondita, in maniera da rendere più dinamica, perché altrimenti diventa pesante. Che cos'è riforma GD? È successo più di un mese fa che Andrea Baldini, l'attuale coordinatore della segreteria nazionale, mi ha a luglio dalla direzione nazionale, perché il precedente segretario si è dimesso, era dimissionario. Andrea ha deciso di avviare il percorso di rinnovamento anche del Candela Giovanile, un po' su istanza del partito, un po' perché lo scenario politico della giovanile era molto cambiato rispetto al congresso di 2 anni fa, al congresso del marzo del 2012, quasi 3 anni fa. Insomma, un po' pressato da queste esigenze, ha deciso di aprire la giovanile a 2 gruppi di ragazzi. Scusatemi se la luce bassa, ma oggi è stata una giornata, sta venendo proprio, sono andato a Roma, è stata anche abbastanza faticosa a livello di tonalità di voce. Andrea ha aperto la segreteria del partito della giovanile al Future Dem, che sono un gruppo della galassia renziana dei giovani democratici, un gruppo che rappresenta una parte dei giovani renziani, e poi ha deciso di aprire l'organizzazione giovanile a livello nazionale a un gruppo di ragazzi che aveva votato, ha sostenuto la mozione Civati nello scorso congresso. Questa esigenza qui, combinata all'esigenza di dare una rappresentanza a Napoli, a cui va dato atto innanzitutto che negli ultimi 3 anni e mezzo è diventata la federazione più grande d'Italia e la più attiva d'Italia, hanno portato a una scelta che ricadesse su un membro del gruppo di Napoli, dei ragazzi, quindi mio malgrado, una scelta che riguardasse la persona. Questo è il processo veramente di breve. Che cosa si è fatto? Si è fatto secondo me una grande provocazione, cioè, o meglio, come lo interpretate la cosa? Io ho ritenuto di doverla interpretare come una grande provocazione nei confronti di una giovanile che negli anni scorsi è stata un primo mondo. E è stata una provocazione lanciata su 2 binari. Uno ha detto: se dobbiamo parlare di giovanile, ci dobbiamo domandare, senza togliere il terreno da sotto i piedi a nessuno, se l'organizzazione giovanile oggi ha un senso e se dobbiamo mantenere un'organizzazione giovanile. Cioè, chiedersi riforma GD che cosa significa e cosa dobbiamo fare per riforma GD significa anche chiedersi se tra un anno dovrà ancora esistere la riforma giovanile, l'organizzazione giovanile. E quindi non solo se riformarla, ma anche se mantenerla o morirla. E due, la nostra preoccupazione più grande negli ultimi 3 anni è stata quanti tesserati man mano perdevamo rispetto a quelli che era quello che era il numero di tesserati della FIGC. Io preferirei che la prossima organizzazione giovanile si preoccupasse di quanti giovani in meno conoscono l'organizzazione giovanile del partito rispetto a quelli che conoscono la FIGC, e non di quante tessere meno facciamo.
Quindi partendo da queste due provocazioni si è detto, se il percorso di riforma della giovane deve essere un percorso vero, non deve essere una mozione o un ordine del giorno approvato magari da 2-3 mesi in direzione nazionale, sponsorizzato da 3-4 membri dell'esecutivo nazionale, approvato dai 2/3 della direzione e passato come emendamento allo statuto e abbiamo fatto la riforma della giovanile. Per me non può essere questo, e se era questo intento, c'è stato un errore nel nominare, nel decidere di delegare questo incarico a me. Deve essere un percorso partecipato, e questo si diceva anche da parte del coordinatore nazionale, dopodiché questo percorso partecipato non significa tutto, può anche significare solo che si stila un emendamento come documento, lo si fa girare con sui territori, si chiedono in un mesetto di tempo i contributi, non arriverà nessun contributo perché non è che si manda la newsletter a 20.000 ragazzi che adesso abbiamo iscritti alla mailing list della giovanile, qualcuno ti risponde, perché sappiamo che non è questa la dinamica del funzionamento di un'organizzazione politica, ed è giusto anche che non sia così. Su quella riforma si fa la riflessione in direzione nazionale ad un colloquio, la prova esecutiva, la prova di direzione nazionale si è fatta la riforma, ma manco questo va bene. Cioè questa è una partecipazione di facciata, non è la riforma della giovanile partecipata. Allora, l'opinione di fondo è che condividere le scelte significa innanzitutto condividere i processi decisionali che mettono a capo le scelte. E se devo condividere un processo decisionale, uno ho bisogno di tempo. È meglio che ci prendiamo invece di 2 mesi, 6 mesi, però la riforma della giornata la facciamo bene una volta per tutte. Due, devo mettere a disposizione delle persone che partecipano al processo i mezzi per capire quali sono le scelte da fare in base a quella che è la situazione che abbiamo davanti. Se vogliamo fare questo, oltre ad avere bisogno di tempo, abbiamo bisogno di un appoggio, perché è chiaro che non lo può reggere una sola persona una riforma di questo tipo, e non lo può reggere nemmeno una direzione nazionale che risponde alla 7 anni e mezzo fa, in cui su 150 membri venerdì scorso ce n'erano 40 presenti. La si fa se la reggono tutti i circoli, e per reggere tutti i circoli abbiamo bisogno di un momento col quale interfacciarci, e questo momento è una piattaforma online che partirà questo sabato, abbiamo lanciato il countdown ieri, oggi è il giorno numero 2, domani sarà almeno un sabato andiamo, su cui si è immaginato un percorso circolare di forma della giovanile, e cioè innanzitutto che significa dare ai giovani i mezzi per partecipare a studi di forma giovanile? Uno, se andate sul sito nazionale al momento non si trovano né lo statuto, né il reddito testuale, né la carta di cittadinanza, né il là ci sarà. Tutte queste cose messe a confronto con i rispettivi documenti del Partito Democratico, che la nostra prima realtà non ci confrontiamo. E quindi abbiamo Statuto della Giovanile, Carta dei Valori, Codice Etico, Manifesto dei Valori del Partito, Regolamento Congressuale degli ultimi congressi del Partito della Giovanile. Due, oggi parliamo tanto, ci piace tantissimo parlare dei modelli esteri, no? Nella direzione nazionale del partito l'ultima volta qualcuno si è alzato, l'ultima direzione nazionale che abbiamo avuto, e parlare in maniera molto fantasiosa di come funziona il mercato del lavoro a Londra e come funziona il mercato del lavoro in Germania, peraltro attribuendo si viaggia all'estero non l'ha mai fatto, ma è sconfessato da chi bene invece all'estero c'è stato, ne manca la presente della direzione nazionale, quindi ne sa qualcosa. Invece ecco, andiamo a interagire il confronto con l'estero, dobbiamo avere i mezzi anche per fare il confronto con l'estero, abbiamo inviato un questionario di una quindicina di domande che riguardano tutti i punti della vita democratica dell'organizzazione politica giovanile, abbiamo inviato alle 7 più grandi giovani, alle 5 più grandi giovani d'Europa e agli anni democrazi americani, perché gli anni democrazi americani, un po' per la questione personale, perché i giovani democratici non dovevano nascere 7 anni fa, perché Veltroni era molto indeciso dal governo, poi un altro perché il capo Walter disse, se dobbiamo fare i giovani democratici facciamo gli anni democrazi. Allora non potevamo confrontarci con questi 15 di democrazia americana, visto che il momento della riforma dell'organizzazione giovanile è questo. E quindi abbiamo questi 5 modelli europei e un modello americano, per capire come funzionano modelli omogenei al nostro e modelli disomogenei e eterogenei rispetto al nostro. E poi fare cultura politica e fare formazione politica. La riforma della giovanile, la discussione sulla riforma della giovanile non è solamente la discussione sulla come per riformare le commissioni di garanzia, a che età si deve smettere di fare la giovanile e deve essere messo nel partito, significa anche discutere di cultura politica, e se devo discutere di cultura politica non bisogna un testo di cui confrontarlo, e allora là sopra ci sono adesso 20 testi di un progetto che sia libero online di cultura politica e altri 5 testi, 6 testi diventeranno 10 che ci ha fornito l'Istituto della Ricerca Filosofica sempre di materia politica, liberamente scaricabili, gratuiti, si clicca, cioè non si attende nemmeno il tempo da dover download. Ci sono da Menarelli, a Costa, elementi di scienza politica che vi consiglio,
cioè lo statuto della giovane Italia di Mazzini, visto che dobbiamo parlare anche di statuti, ci sono molte cose, aspetta un attimo ragazzi, a disposizione libera, open access. Questo è il momento top down, poi c'è il bottom up, come oggi piace dire a qualcuno. Il momento bottom up è che la riflessione sulla riforma della giovanile non sta sul sito, non sta online. La riflessione sulla riforma della giovanile sta nei incontri territoriali, ragazzi che su questo sito ci sono andati, hanno letto lo statuto, hanno letto il codice di valore, hanno confrontato con quello del PD, hanno confrontato con quello dell'organizzazione giovanile straniere, magari hanno potuto leggere qualcosa di 20 pagine, 100 pagine, 200 pagine di ultima politica. Poi ci si vede qua, si discute di riforma della giovanile. C'è un calendario degli incontri per dare la possibilità a tutti di partecipare, anche per quello che è più vicino, che non significa chiaramente il punto di partenza è qua, la provincia di Napoli, ma nelle prossime settimane si va a Padova, si va a Monza, si va in Puglia, siamo già stati a Frosinone, insomma Sicilia. E tutto questo viene dato un ritorno su quel momento online, che è un momento di condivisione delle buone pratiche. La possibilità di riempire un formulario di 3D, caricare un documento con la possibilità di inserirlo in 7-8 capitoli fondamentali che riguardano rapporto di partito, ordine di governo interno, garanzie, feste di unità, tesseramenti, autofinanziamento, tutta una serie di temi su cui riflettere, in maniera tale che quelle risorse che raccogliamo a livello territoriale stanno là, sono un dato concreto con cui confrontarsi. Questo è un percorso circolare e questo è il percorso che avremo a disposizione da sabato. Detto ciò, questa è la riflessione veramente pragmatica e strumentale, cioè sullo strumentario che dobbiamo avere a disposizione. Poi viene la riflessione politica. Questa allora facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' che cosa hanno da dire loro, che cosa abbiamo da dirci tutti quanti, e poi cerchiamo di mettere a regime e di allineare questi pensieri. E vi dico che cosa sto pensando io sulla riforma della giovanile, ma ha più senso che prima di dirvelo io se arrivo a dirmi che cosa intendete di riforma della giovanile, poi ci confrontiamo. Quindi rinviamo tra qualche minuto la riflessione contributistica. C'è qualcuno oggi di questo che stavi alzando la mano? No, ma questo è la prossima. Cioè, pensate se... sono molto informato. Immaginavo che... Allora, con l'impegno che poi dopo vuoi parlare, perché non facciamo la riforma dell'organizzazione giovanile se non parlano gli iscritti. Diciamo sempre che gli iscritti devono parlare, diciamo, è giusto che lo faccia. Io amo sempre partire con gli aneddoti. Una volta che mi assommo alla Suiana, un tal Luigi mi strinse la mano e mi disse: guarda, non vedo l'ora di potermi fare, di avere l'onore di potermi fare la tessera organizzazione giovanile. A me questa cosa colpì tantissimo, il suo ci stanno pazzi vicino a me e mi ha detto: non vedo l'ora, l'onore di avere l'onore di avere la tessera dei giovani democratici. Cioè, questa cosa a me colpì tantissimo, perché dobbiamo provare a far passare il principio che persone come Luigi che vengono da noi e che dicono vorrei avere l'onore di avere la tessera dei giovani democratici si approcciano con noi per un semplice motivo. Innanzitutto perché noi in un'organizzazione giovanile possiamo avere l'ambizione di essere utili alla nostra generazione. Io penso, non so qual è stato lo spirito, poi dopo magari Luigi ce lo dice, non so qual è stato lo spirito per il quale Luigi è venuto da noi, è venuto da me e mi ha detto una cosa del genere, però mi ha colpito tantissimo e mi auguro, diciamo, in cuor mio che Luigi sia venuto da me dicendomi: beh, vorrei iscrivermi ai giovani democratici perché penso che l'organizzazione giovanile del Partito Democratico può essere innanzitutto a me stesso e alla mia generazione. Io penso che questa sia, diciamo, una delle tante sfide che noi tutti, attraverso, diciamo, il lavoro che sta facendo Alessandro in giro per l'Italia, diciamo, in qualche modo, alla quale dovremmo dare qualche risposta. Questo vale, guardate, sia per il Partito Democratico che per i giovani democratici. Noi viviamo un momento ben preciso all'interno, diciamo, dello schema politico nazionale, nel quale noi in primis, iscritti all'organizzazione giovanile del PD, dobbiamo interrogarci non solo sul senso dell'organizzazione giovanile, ma guardate, siamo arrivati al punto di doverci interrogarci anche a cosa serve il Partito Democratico. Non è una, diciamo, abbiamo fatto una battaglia congressuale anche sul livello regionale, dicendo
Possiamo provare a immaginare a cosa serve il Partito Democratico oggi? Cioè, ce lo siamo mai chiesti. Diceva un compagno Grimaldi, guardate, se una riunioncina, se il sole, diciamo, viene meno, il mare scompare, eccetera, eccetera, noi moriamo. Se il Partito Democratico scompare dalla sera alla mattina, qualcuno se ne accorge? Allora, io credo di sì, cioè almeno mi auguro che qualcuno se ne accorga. E il problema quindi è pensare innanzitutto noi come organizzazione giovanile del PD a cosa deve servire oggi l'organizzazione giovanile del Partito Democratico e anche a cosa deve servire oggi il Partito Democratico. Questo è il primo, diciamo, principio per il quale noi dovremmo provare a interrogarci, perché noi in risposta a Luigi dobbiamo dare cosa stimola Luigi, cosa stimola tanti ragazzi come Luigi a venire qui nelle istituzioni a volersi impegnare in politica. Questa è la prima domanda alla quale noi dovremmo provare a dare una risposta. E se c'è una risposta che può essere semplice per il Partito Democratico, a cosa serve il Partito Democratico, dire a cosa serve l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, oggi in cui il Presidente del Consiglio è uno giovane, il governo è fatto da gente giovanissima, il Partito Democratico ha la segreteria nazionale di cui molti coetanei hanno la stessa età dei colleghi di Alessandro nella segreteria nazionale dei giovani democratici, Alessandro è più piccolo. Okay, cioè, c'è un problema anche di questo, cioè com'è possibile che il gruppo dirigente nazionale dei GD sia poi qualche ministro all'età del vice segretario nazionale dei GD, cioè c'è qualcosa che non va sostanzialmente. Allora, noi tutti oggi dovremmo provare, diciamo, a interrogarci proprio su questo, cioè qual è il senso che può avere l'organizzazione giovanile del PD all'interno del Partito Democratico. Penso che il primo tema quindi da affrontare vero sia il tema della partecipazione, cioè questo è il grande dilemma sul quale noi tutti dovremmo provare a interrogarci, cioè come si partecipa innanzitutto alla vita politica del paese senza avere un euro. Questo è la, cioè Alessandro oggi è andato a Roma, è tornato qua, non è che ha preso i soldi del partito e di Gold, no, cioè noi oggi ci troviamo in una condizione nella quale, siccome bisognava rispondere a una domanda un po' populista, ok, bisognava anche il coraggio di dirlo, perché questo non lo dirà mai nessuno, ma bisognava rispondere a questa domanda, noi facciamo politica senza un euro. Cioè le sezioni si mantengono grazie al sostentamento, diciamo, degli iscritti, laddove, diciamo, poi sezioni che hanno 10.000 iscritti potrebbero affittarsi le ville, non le baracche, invece ci troviamo sempre, diciamo, nelle baracche, poi questo è un tema simpatico da... Tipo, non so quanti iscritti c'è al secondo mese, non lo so, però non lo so. Quindi, però che è un tempo in cioè un altro dei problemi al quale secondo me dovremmo provare la risposta è come si attiva la partecipazione senza avere un euro. Guardate, senza avere un euro non si è attrattivi, cioè Renzi e Bersani quanto hanno speso durante le primarie del Partito Democratico tanto tempo fa e quanto hanno speso adesso, cioè senza tutti quei soldi mica siete attrattivi, cioè guardate, senza soldi se ne fanno, sembra brutto, sembra antipatico, sembra, ma noi dovremmo provare ad avere il coraggio di dire, su questo io litigo molto anche con i giovani democratici che so che la pensano così a livello nazionale, ok, però non hanno il coraggio di dirlo. Io su questo, diciamo, batto sempre, dico guardate, senza il finanziamento pubblico ai partiti e senza il finanziamento pubblico a un'organizzazione come la nostra, noi non potremo mai avere ragazzi che vengono dalle periferie, dai luoghi, diciamo, del disagio, dai luoghi nei quali noi dovremmo esserci alla guida, diciamo, o di un partito o alla guida dei processi decisionali del paese. Ma questa roba qui non la possiamo mai avere. E noi quindi dovremmo avere il coraggio e credo anche l'ambizione di poter dirlo, di poter fare un dibattito su questo, di sfidare il governo magari o il partito se ce ne danno la possibilità. Dire guardate, cioè, noi abbiamo l'esigenza di strutturare, cioè, la bandiera non è che c'è qualcuno che ce la luce, eccetera, eccetera, la bandiera va. Quindi un altro tema sul quale secondo me voi innanzitutto dovete stimolare noi, perché noi dobbiamo rompere ancora di più le scatole a lui, ok? E provare ad affrontare il tema di come si finanzia un'organizzazione giovanile e di come si finanzia un partito. Per me è stato sbagliato ed è molto triste che il Partito Democratico all'interno, diciamo, dei gruppi parlamentari non c'è stato nessuno che abbia votato contro quella roba che voleva il finanziamento pubblico. Per me era un errore, dopodiché la si può pensare come si vuole, però è un tema. Ora, qual è l'impegno che i giovani democratici prenderanno da qui alla fase congressuale che poi si avvicina? State pronti perché la fase congressuale, secondo me, sarà molto prima di quello che pensate. Ok? Quindi ragioniamo anche su questo. Magari, diciamo, vorrei che si intervenisse anche un po' su questo, su come devono essere gli scenari congressuali futuri, eccetera. Quale sarà l'operazione, diciamo, che i giovani democratici
sicuramente dovranno fare e che noi come Federazione di Napoli ci impegniamo sicuramente a fare. I giovani democratici agiranno, da quello che si è capito, su due fronti, un esterno e un interno. Un esterno attraverso 10 proposte di legge per le quali faremo parte delle raccolte firme. Noi abbiamo anticipato tutti sulla vicenda dell'RC Auto. Dove guardate, il partito non ha raccolto una firma, anzi, sul disegno di legge presentato alla Camera, gli stessi parlamentari del PD ci hanno bocciato la proposta. C'è stato uno scontro tra parlamentari del centro-nord e parlamentari del centro-sud, che guardate, è stata una cosa tristissima, trasversale, che è veramente una cosa di una tristezza assurda. Ecco, invece noi su Napoli stiamo facendo un'operazione, cioè a Marigliano, domenica mattina, hanno raccolto 550 firme, c'era una piazza bellissima fatta di sole bandiere dei giovani democratici, perché il PD non aveva aderito a questa roba qui. Cioè, siamo veramente a delle cose folli. Quindi, 10 proposte delle quali Alessandro riparlerà, ce n'è per esempio una è sulla provincia di Napoli molto importante, e anche diciamo rispetto a quello che è accaduto a Genova in queste ore, su come si recupera, diciamo, come si cura il territorio senza che si arrivi a cose come Genova o roba simile, cioè c'è tutto il tema del recupero ambientale, nello sblocco Italia questa roba qui non si affronta minimamente. Quindi lanceremo una serie di proposte sulle quali noi si deve partire, si devono stimolare i territori, ma sono anche i territori che devono stimolare noi. E un fronte interno, che è quello appunto della riforma dell'organizzazione giovanile. E guardate, deve avvenire soltanto attraverso, su questo Alessandro sta facendo un ottimo lavoro, attraverso iniziative come queste. Cioè si va nei territori, si organizza un'assemblea con gli iscritti dei territori e si prendono le proposte, si raccolgono le proposte degli iscritti e si organizza così la riforma dell'organizzazione giovanile. Non è che Alessandro Amoroso si sveglia una mattina, scrive un ordine del giorno, lo fa approvare in una direzione fatiscente e dice questa è la riforma dei giovani democratici. No, se noi vogliamo servire a qualcosa, se vogliamo continuare a vivere all'interno del PD, dobbiamo far partire la riforma dal basso, se no guardate, non serve assolutamente a nulla, non abbiamo cambiato niente, abbiamo detto che vogliamo cambiare l'organizzazione, però non l'abbiamo fatto. Quindi c'è anche questo tema qui, e c'è anche un tema interno oltre alla riforma dell'organizzazione giovanile, è che siccome adesso ci troviamo con un partito di impostazione renziana in cui se non si è amministratore se non è spiegato, purtroppo, c'è anche il tema, diciamo, questo io poi ho criticato in maniera proprio, c'è anche il tema di come ci si approccia all'interno dei consigli comunali, di come ci si candida all'interno dei consigli comunali, dei consigli regionali, eccetera, eccetera. Io credo che l'organizzazione giovanile, ad esempio, debba provare a fare una proposta di candidatura all'interno del consiglio regionale al prossimo giro di marzo. Perché non lo deve fare? Lo si deve fare, si deve provare a unire tutti quanti, a prescindere dalle proprie componenti che esistono, in questo partito, e non che dire che non esistono. E si deve fare una proposta generazionale. Siamo in grado di farlo? Secondo me sì. Chi non lo è, non lo fa, è perché la voce del padrone che lo chiama è più forte, diciamo, della sua voglia di far parte dell'organizzazione giovanile. Certo, ci sarà anche questo. Ma penso che sia una sfida che noi dobbiamo assolutamente affrontare. Quindi, per farla breve, il periodo, diciamo, che ci porterà qui, da qui alle regionali, su quale noi come organizzazione giovanile dobbiamo provare a battere un po' i pugni sul tavolo, e innanzitutto portare il Partito Democratico della Campania, che è opposizione a causa della paesima basata, di portare il Partito Democratico a scegliere da che parte sta. Cioè questo è il primo. Allora, quando io mi sono iscritto al Partito Democratico, penso anche lui, abbiamo deciso di stare da una parte. Cioè io mi sono iscritto a un partito perché ho detto io voglio stare da questa parte. Bene, io non ho capito da che parte stiamo. Cioè io penso che la nostra generazione, la nostra organizzazione debba stare dove i ragazzi a mattina si vengono messi, non riescono a raggiungere né il posto di lavoro né l'università. Quanto tempo ci mette un ragazzo da Tomba di Sione ad arrivare a Monte Sant'Angelo? Mi lascio, non so, ok, ok, io da quando andavo all'università, vedete, ci vorrei per parlare, parlo da solo. No, scherzi a parte. Dal centro storico, ok, cioè che sono privilegiato rispetto a voi, per arrivare a Monte Sant'Angelo, che sono 2,5 km di Natale, no? Ci metto un'ora e qualcosa, un'ora e un quarto, se mi va male, comunque non meno di un'ora.
cioè è intollerabile, è una cosa disumana che un ragazzo no, cioè, per arrivare all'università ci debba mettere tanto tempo e stare come una sardina all'interno del treno, cioè, fare le corse, cioè, coincidenze. Quindi il primo, io penso che si debba affrontare il tema del trasporto, perché se i giovani da qui a marzo deve buttare a terra proposte sui trasporti, proposte sull'ambiente, cioè questi sono proposte sul lavoro, questi sono i tre temi sui quali noi vinceremo o perderemo le prossime elezioni regionali. Cioè ci sta sta roba e la garanzia gioca che A non sta nessuno che è stato scelto, B se io non qui sta gestendo questa roba un po' a chi figli e chi figliassi, nel senso se sei amico di NCD e di Caldoro, bene, il concorso lo vinci, se non sei diciamo amico di NCD e noi non ti chiamiamo proprio, quando invece quello per legge dovrebbe chiamarsi dopo un tot di tempo per la prossima. Quindi noi su questa roba qui come organizzazione giovanile e come soprattutto però a livello territoriale, ragazzi, cioè lo dico, a livello territoriale bisogna cominciare a rompere un po' le scatole. Questa diciamo è per me la riforma dell'organizzazione giovanile, cioè è attivare un circuito in cui i territori si attivano, rompono le scatole ai livelli superiori e noi rompiamo le scatole ai livelli diciamo internazionali. Il tema vero deve essere questo qui, avendo guardato una missione, cioè bene, 40,8%, siamo tutti quanti felicissimi, ma guardate che se a parte in quel 40,8% io non penso che sia riconducibile a una sola persona, perché io che non mi divido diciamo proprio nel progetto puro renziano, l'ho votato, ci sto pure io quel 40,8%, penso a un cazzo di voi. Però se noi non decidiamo da che parte stare, si apriranno, guardate, un mondo di contraddizioni nel quale, guardate, quel 40,8%, che poi in campagna non è 40,8%, che poi a somma vesuviana non è 40,8%, anzi, quanti sono i voti di discrepanza di gente che all'Europa votava una cosa e l'amministrativa ne votava altra? Ok, più o meno, diciamo, sono uno su due votava un'altra roba, questa è la media in provincia di Napoli, non so a somma vesuviana, però uno su due votava un'altra roba. Cioè, torno a vedere questo dato, perché ci ho parlato prima per avere dato per me. Il dato è che il 12% è partito alle, cioè 12% alle europee, il 7% alle economiste, lo stesso giorno, ok? E allora se noi non decidiamo da che parte stare, perché può andare bene una volta, perché diciamo ormai, come ha detto Benigni, l'unico nemico di Renzi è il PD, quindi diciamo l'unico possessore di Renzi è il Partito Democratico, siccome esistiamo solo noi ormai, guarda, non è detto che esisteremo sempre solo noi, e io sono molto preoccupato per una cosa. Se noi continuiamo a gestire il partito in questo modo, forse anche un po' l'organizzazione giovanile in questo modo, c'è un consigliere di municipalità da me che ha fatto 3 anni fa un esempio bellissimo, riferito a Bersani, ma aveva torto nel caso di Bersani, cioè aveva ragione nel caso di Bersani, ma è ancora più ragione nel caso di Renzi. Cioè, se mettiamo tutti i partiti politici esistenti in questo momento, i partiti e i movimenti, in una macchina, tutti i leader dei grandi partiti in una macchina, e la macchina cade giù da un burrone, se lo scompare. Il TV già scomparsi, il Movimento 5 Stelle scompare. Il PD dovrebbe essere l'unica forza politica, per Forza Italia, non lo dico proprio, il PD dovrebbe essere l'unica forza politica che in realtà, cioè, se muore Renzi, dovrebbe continuare a esistere. Io sono preoccupato del fatto che se muore Renzi non è detto che continuiamo a esistere. E allora il tema vero è provare a creare il partito, perché io sono molto preoccupato di questa cosa e su questo l'organizzazione giovanile deve rompere le scatole. Di come diciamo si resiste, si continua ad esistere, guardate, anche l'impero romano è crollato. Cioè, ok, quindi il tema vero è, non è quel 40,8% quanto si è bene, ma è come far durare quel 40,8%, e chiudo. Il compito nostro deve essere quello di trasformare, guarda, quel 40,8%, soprattutto di quei tanti ragazzi che ci hanno votato finalmente, e non per merito nostro, questo va detto. Come riusciamo a far trasformare quel voto in cultura politica e consenso permanente? E dirò di più, il compito nostro è come trasformiamo quei ragazzi che ci hanno voluto votare nell'urna, come li trasformiamo in militanti? Perché noi dobbiamo fidelizzare quel voto. Il compito nostro è portare gente all'interno dell'organizzazione giovanile e provare a far sì che questi non diventino semplici elettori, perché l'elettore un giorno sta con te, un altro giorno non sta con te. Il militante si chiama culturale in lo stomaco, però sta sempre con te. Questo è il vero problema che dovremmo affrontare. Questa è la grande sfida, secondo me, e una delle tante sfide dell'organizzazione giovanile di oggi, cioè caratterizzarsi attraverso battaglie politiche precise e fare sì, diciamo,
che venirsi a iscrivere siano sempre meno, diciamo, le truppe cammellate e più persone stimolate come ha fatto Regina. Io lo dico. No, no, io ho iniziato ad andare di nuovo all'università per andare a magistrale. Ho scoperto una realtà, cioè, che sinceramente io ho sempre avuto molto cuore, che è la realtà dei pendolari, specialmente della provincia di Napoli, che tutti i giorni ad orari delle volte improponibili devono prendere i treni. E riprenderci con Vesuviana, delle volte ci troviamo davanti a situazioni anche assurde, perché magari vediamo persone che si lamentano, persone che tra virgolette protestano, si fanno i biglietti e altri derivati. Io ho molto a cuore questa questione, perché quando sento le persone che si lamentano e che magari non so, cioè, non sanno poi come ragionare, magari uno dice si taglia i servizi, si taglia questo e quello, loro dicono la classe politica fa schifo. Io vorrei che, almeno questo è quello che spero, che i giovani democratici, specialmente di questa realtà della provincia di Napoli, affrontassero bene il tema in vista delle prossime elezioni della circoscrizione. Io ci tengo particolarmente, ma non solo per me, lo faccio anche perché ci sono tanti ragazzi di 14-15 anni che vanno a scuola a Napoli adesso, vedere questi ragazzi che magari vanno in Europa, vanno a Londra, vanno a Monaco, vanno a Berlino e dicono io là mi facevo il biglietto perché lì c'era il treno ogni 3 minuti, qua c'è, se va bene c'è il treno ogni anno. Cioè io, cioè veramente rimango mortificato su questo. Allora voglio finalmente, cioè che magari i giovani devono, queste nuove generazioni devono anche essere educate. Però nel frattempo noi che in questo momento ci militiamo, cerchiamo anche di portare queste questioni importanti, cioè, in vista delle nostre battaglie in questa regione. Perché veramente la circumvesuviana rappresenta tutta la realtà che c'è in questa provincia, perché lì si incontrano persone di tutti i stati sociali, magari tutti questi problemi, sentono le sue cose. E mi sembra proprio, è triste questa realtà che vedo persone come sardine, che tutto quanto addosso che si lamentano. Io quindi voglio che almeno noi, cioè noi giovani democratici, siamo più presenti su questo territorio e in vista delle nostre elezioni regionali presentiamo la nostra proposta, la nostra idea. Io non voglio vedere c'è un servizio da terzo mondo, diciamoci le cose. Almeno questa è una questione che mi sta a cuore, poi se ne verranno in mente altre, lo dirò, nel frattempo ci sono tanti altri ragazzi che potranno intervenire dopo di me.